Club Calibro 16 è venuto oggi a trovare gli amici danesi. Qui abbiamo Luigi e Franco. Alfiero è scappato, ma l'abbiamo tenuto impegnato tutto il giorno. E siamo venuti qua in relazione al nostro trofeo La miglior cartuccia in 16. E quindi per fare delle prove di banco e di test con le apparecchiature della Danesi Sport, in maniera tale di avere delle cartucce che hanno dei riscontri tecnici definiti e quindi anche valutabili. Iniziamo con Giovanni De Angelis, che è la persona che ha curato per il club la stesura del regolamento e chiaramente ha curato anche tutto il coordinamento e oggi era presente per la gestione in veste di commissario della commissione munizioni del club. Giovanni, qual è la valenza che viene realizzata in prove di questo tipo e soprattutto intendo a livello di noi appassionati che carichiamo a volte senza avere nessun riferimento? Oggi è stata una giornata storica, epicale per il club. Finalmente siamo riusciti a bancare le cartucce che noi appassionati ci carichiamo da soli. Cartucce oltretutto del calibro 16 che non si trovano e che siamo costretti con molto piacere a caricare da soli. Abbiamo avuto più di 40 lotti in prova e abbiamo avuto tanti amici venuti da tutte le parti d'Italia. La valenza sociale di questa associazione del Club Calibro 16 è così vasta che è difficile poi dirla in un'intervista in poche parole, ma tutti sappiano che noi nel Calibro 16 ci divertiamo e passiamo delle giornate stupende, soprattutto ottenendo dei risultati grazie agli amici della Danesi Sport, meravigliosi tecnici di alta efficienza tecnica. Molto bene, Franco è il tecnico balistico uno dei tecnici per eccellenza. Allora, da te quindi vorremmo delle spiegazioni tecniche, nel senso, noi cacciatori carichiamo, non abbiamo spesso riscontri, se non ho preso l'animale, mi è caduto bene, mi è caduto male. Però quali sono gli elementi che vengono ad essere valutati nell'apparecchiatura tecnica che ci hai fatto vedere oggi e da questi quali indicazioni si ricavano a favore del cacciatore per dargli dei suggerimenti? No, noi oggi abbiamo provato, come ha detto il collega De Angelis prima, un 40-50 lotti di queste cartucce caricate da questi appassionati e si è riscontrato dei caricamenti molto, molto precisi, validi su tutti i punti di vista. Il banco di prova a oggi come oggi per un caricamento di cartucce serie è fondamentale. Dunque nel banco prova rileviamo noi principalmente tre dati principali, cioè il tempo di canna, che forse è il risultato più preciso per fare una cartuccia che dopo dia ottimi risultati a caccia. La velocità iniziale, la velocità alla bocca, chiaramente la velocità a 2,5 metri, e il ritardo d'accensione e la pressione, sì, che sono quattro risultati. Poi ci sono anche altri risultati marginali che però, quando questi primi quattro risultati sono idonei, la cartuccia sicuramente non darà dispiaceri. Una cartuccia, io come ripeto, ho visto oggi dei risultati buonissimi. C'è anche stato qualche risultato, chiaramente se uno carica bossoli di 30 anni fa, di 35 anni fa, di 40 anni fa, con polveri di quei tempi non si può sperare nella luna. Però ho visto dei caricamenti con polveri moderni, con inneschi moderni, molto molto efficienti, che daranno dei grossi risultati a caccia. La cartuccia per la caccia essenzialmente deve avere un tempo di canna accettabile. Tempo di canna cos'è? È il tempo che la polvere, che il proiettile, dal momento dello sparo arriva alla bocca della canna. Quando questo è un tempo molto non corto ma normale, cioè un tempo di canna sul calibro 16, il calibro 12, poi secondo le grammature si va intorno a 3100-2009. Quando c'è un tempo millisecondi, quando c'è un tempo così giusto, c'è anche, cosa vuol dire? Che la polvere brucia bene e si evitano i fuochi lunghi. I fuochi lunghi cosa sarebbero? Sarebbero una bruciatura della polvere durante il percorso nella canna, che rende pericoloso anche il proiettile e si potrebbe anche verificare delle gonfiature di canna. Adoperando questi materiali come hanno adoperato questi appassionati del club, con polveri vecchie, inneschi vecchi, si potrebbe verificare anche questi cose qui. Quindi quando il tempo di canna è buono, già la cartuccia ha il 50% di rendimento, e perlomeno è sicura, sicurissima. Poi c'è la velocità. La velocità, una velocità idonea oggi come se è sempre stato, però con il caricamento moderno è sui 400.
380, 385, che fa, diciamo che c'ha un range dai 380 ai 405, 410. Velocità più alte, insomma, lasciano il tempo che trovano, perché dopo si potrebbe avere dei vuoti di rosata, si potrebbero avere praticamente anche degli ammazzamenti più corti, diciamo, perché il piombo trova più resistenza nell'aria ad alta velocità, quindi una velocità sui 400 è l'ottimale per una cartuccia. Poi c'è le pressioni, chiaramente non si può fare cartucce che vadano a pressioni di 1000, 1100, 1200. La pressione standard nel calibro anche 16 si avvale dai 550, 650, 700 fino agli 800, 780 si va a alte prestazioni, una cartuccia di alto rendimento. Però ripeto, quando c'è un tempo di canna ottimo e una velocità alla bocca, vedete che dopo i risultati vanno tutti bene, anche il ritardo d'accensione e tutte le altre cose. È una cartuccia che si può sparare con soddisfazione a caccia. Grazie della divulgazione veramente efficace. Luigi, una cosa a te, noi veniamo sempre a rompere scatole, però volevamo sapere, al di là del club, al di là di tutto, è un servizio che Danesi questo fa su richiesta dei singoli cacciatori, oppure è un regalo che ci avete fatto a noi? Al club del 16 è sempre un bel piacere che loro vengano e si fa, questo è un regalo, anzi è una soddisfazione. Poi se vengono anche dei semplici, diciamo, privati, noi siamo sempre ben lieti di fare queste prove. Quindi è un servizio che può essere richiesto? Sì, è un servizio che può essere richiesto, ciao, e che facciamo anche già con tanti altri cacciatori o appassionati caricatori. Bene, troveremo modo di farvi più pubblicità anche per questo. Chiudo con Giovanni dicendo che la fase di oggi è stata la fase 1 delle operazioni, quella tecnica e dove c'era il rilevamento dei dati. Domani, per completare la valutazione della miglior cartuccia, cosa faremo? Domani faremo due tipi di prove, uno che ci darà l'indice di dispersione di concentrazione della cartuccia e quindi la valutazione della rosata, e l'altro che ci darà la penetrazione, che sono i due elementi principali poi per avere una buona cartuccia a caccia: la concentrazione dei pallini, i famosi 5 pallini del numero adeguato su ogni preda, e la penetrazione, perché se una cartuccia si ferma sotto penne al fagiano non casca chiaramente. Quindi sono gli altri due elementi che domani andremo a verificare, che associati a quello di oggi ci daranno il risultato della miglior cartuccia in 16. Allora, ringraziamo gli amici Danesi, perché questo è il nome che noi ci sentiamo di dare a voi, ma veramente ci hanno dedicato una giornata, sono persone che lavorano, e quindi veramente grazie di nuovo per l'accoglienza, per il buffet, per la bellissima compagnia. Ci mancherete domenica caccia purtroppo, però ci saranno tante altre occasioni, perché lo spirito, avete visto, è questo. Oggi eravamo 10, ma se siamo 50 lo spirito è per tutti uguale, se no non starebbe il nostro club. Salutiamo da Strada in Casentino gli amici e al prossimo incontro.
queste armi qui in Italia, diciamo, chiaramente queste sono se armi volete marignare, io sempre ancora saputo le armi a... attualmente stanno sviluppando un sistema più moderno per l'utilizzo delle armi ad avancarica usando delle dei sabot in plastica con delle palle ogivali a punta. E in America addirittura hanno anche dei sistemi di ricarica che non usano più una polvere in granuli, ma hanno dei confetti di polvere da inserire in base al calibro dentro la canna. Ci sono dei fucili moderni, attualmente ne fa una versione anche la Pedersoli, però quello della Pedersoli va sempre con innesco questi qui fatti appunto con la polvere nera, mentre in America si usano anche gli inneschi normali delle cartucce nostre, i 615, eccetera, eccetera. Considerate che quelle sono armi che riescono a sparare a 700-800 metri al secondo, quindi sono armi che sono paragonabili a carabine attuali, anche se serve un passo di rigatura particolare, soprattutto usano il calibro 50 in quel caso. Questi qui invece sono tutte armi che vengono utilizzate con polvere nera, le cartucce sono tutte in piombo, le palle sono quelle laggiù, e esistono sia minie sia tonde. La differenza qual è? Che la minie va ingrassata, eccola qua, viene, ha un sistema di tenuta di gas che viene fatto per compressione, quindi tu metti la polvere, metti il grasso, quello lì, si compra la Pedersoli, e poi viene infilata dentro la canna. Tu la infili dentro la canna, la mandi giù con l'attacca con la bacchetta, arrivata in fondo, alzi la bacchetta, la lasci cascare, gli dà un leggero colpo, poi quando spara, vedete questo svaso, questo era un brevetto mini appunto, si dilata, prende le rigature e spara come una carabina normale, molto precisa. Tra l'altro questo qui, il Remington, ha una canna match, sette in base, poi lavora rispetto a quello che fai per la carabina di carica.
bellissima giornata di amicizia, dove è il culmine di tre giorni con i quali, e di molti di più con i quali, tra l'altro, la delegazione Marche sta preparando l'evento. Il nazionale che ha dato la mano per quello che poteva, ma sul territorio come al solito ci sono loro, quindi sono quelli che si danno da fare e sbrigano tutte le problematiche. Questa è l'edizione numero 3 del calibro 16 dei, quindi dal 2015, che è chiaramente l'evento nazionale nel quale tutti gli appassionati, iscritti e non iscritti al club, ma che amano il 16, si ritrovano. E questo oggi, devo dire la verità, siamo ancora di più del successo dello scorso anno. Perciò intanto faccio un applauso io a voi e vi ringrazio per aver dato nell'ambito di questo trofeo, di questa manifestazione. Quest'anno abbiamo inserito due cose. Una ve la dico subito, e che non prevede premiazione, ma il delegato regionale dell'Umbria, Luca Natticchi. Grazie. Pomeriggio ci ha fatto un corso e ci ha deliziato con il tiro con le armi ad avancarica. Ha usato sia armi a palla che armi a pallini e ci siamo divertiti da morire, perché abbiamo visto una cosa che non si vede più, e sinceramente valeva la pena sia ascoltare tutte le informazioni che ha dato, sia vedere quelle fiammate da quei fucili, che valeva veramente la pena. Allora Luca, grazie, perché so che ti sei impegnato, che sei preparato la lezione. Poi la cosa per la quale molti di voi si sono impegnati per mesi. Allora, noi abbiamo deciso, grazie all'interessamento della nostra commissione munizioni, perché noi abbiamo fatto tre commissioni, una per le munizioni, una per le armi e una per la comunicazione. Tutte e tre lavorano nei loro campi, altrimenti si scambiano informazioni, eccetera. La commissione munizioni, lo scorso anno, su un'idea che ho lanciato proprio in un evento del genere, ha organizzato un trofeo che si chiama la miglior cartuccia in calibro 16. Cioè ci siamo voluti sbizzarrire e sperimentare con dei dati ben precisi, definiti con un regolamento da Giovanni De Angelis, nei quali caricavamo, come tradizione vuole, l'oncia, quindi 28 e qualcosa grammi, e lì ci siamo sbizzarriti nel creare la cartuccia che fosse più efficace. L'efficacia l'abbiamo intesa in maniera però rigorosamente scientifica. Nel senso che sin da venerdì tutti i lotti di munizioni arrivati, che sono stati ben 44, quindi non uno, sono stati bancati all'armeria degli amici danesi, della Danesi Sport, che abbiamo già ringraziato quel giorno, ma ringraziamo di nuovo. Sono state rilevate le prove di pressione e di velocità, eliminate rigorosamente le munizioni che superavano tali certi requisiti di pressione. Invece non c'è un premio per la maggior pressione, sennò no, se no sapevamo già chi lo diceva, la giornata di ieri è andata avanti con le prove di rosata, abbiamo sparato tutti i lotti sulla rosata, e le prove di penetrazione che abbiamo utilizzato il metodo del professor Cisternino, sparando sulle pagine gialle. Quindi abbiamo sparato su San Francesco, non ce ne vorranno in Quaresima. Alla fine di tutto questo, con la serie di punteggi assegnati secondo il regolamento scritto da Giovanni, abbiamo ottenuto una serie di risultati. Io sono contento perché fosse stato sul mezzo e non l'avevo mai caricato, quindi già sono contento. Comunque abbiamo delle cartucce veramente, anche al dire dei danesi che ce l'ha bancate, veramente ben fatte, e abbiamo chiaramente i vincitori, abbiamo i piazzati, quindi abbiamo una categoria di munizioni. Ci tengo a precisare che delle 44 munizioni che abbiamo provato, anche sbizzarrendoci un po' su cose un po' curiose, ben 33 hanno superato la prova del banco e la prova poi della penetrazione, altre prove verificate sul bossolo che se più o meno aveva sovrappressione, eccetera. Quindi 33 delle nostre 44 munizioni sono munizioni che a caccia sono efficaci di sicuro, e anche sicure, perché per noi e per la commissione munizioni la prerogativa della sicurezza, come per tutti dovrebbe essere, è la prima cosa. Oh, adesso intanto ringraziamo anche Teresa, che ha fatto un po' le strade, poi l'avete vista col bambino. Teresa che è la nostra testimonial, l'avete vista sul sito, l'avete vista sulle riviste, l'avete vista a Cacciavilla, ce l'avete vista su Playboy, no? Non su Playboy, l'avete vista? Quindi l'avete vista tutte, ci dà la mano, ci mette la faccia. Chiaramente è la persona che ci sta vicino da sempre, molto, molto ben volentieri. Dopo,
dopo la facciamo sparare se non piove, perché stava piovendo. Prepara la spalla. Non useremo la munizione detonata perché no, sulla la spalla ce ne vuole due o tre. Allora, iniziamo dalla premiazione, quindi per essere abbastanza concisi. Abbiamo qua Giovanni De Angelis, che è la persona che lui non mi alza la voce, quindi non volevo fare la megafono io. Ma ci proviamo, se dai, si prova. Sente, se fate silenzio. Prova. Allora, i preamboli l'ha fatto tutto perfetto Riccardo, per cui le cazzate l'ho lette tutte io, adesso immediatamente alla premiazione. Quarto classificato assoluto, che non accede però ai premi, Donato Cisternino. Grazie. Terzo classificato con il lotto numero 12, ne ha presentati 14, benvenuto Drogo. Consegno il premio Teresa Renda. In aggiunta ci sono due studenti, cioè due salva percussori offerti dal comitato. Speriamo che devi salva perché state bom bom bom. Secondo posto assoluto, Pier Giorgio Cataldi, al 15 anni. Che cavolo c'è? La richiesta per prendere il bacio, la vita di Giovanni, bravo! Bossoli da caricare, così e anche 100 bossoli offerti da calibro 16. Offerti da chi? Che marca sono? Primo premio assoluto Fabio Volpi con il lotto numero 1. Come lo sai, lo vince sempre lui queste cose. Ma anche volta... c'è anche il bacio di Bianca. Il bacio di Bianca. C'è la roba di Bianca. Questo è accadere. Menzione Old. Menzione al trofeo era diviso nel cartucce da 65 da 70 moderne. E qualunque cartuccia, sia da 65 che da 70, che fosse stata caricata almeno con un componente Old, o bossolo o polvere. Quarto classificato assoluto e vince il premio Old, Renato Cisternino. Bravo! Posso dire una cosa? Allora, il premio Old secondo me è il più difficile, perché bisogna essere veramente conoscitori delle problematiche degli inneschi, che i 645 purtroppo sono tutti vecchi, quindi ne ha provati molti di sicuro, delle vecchie polveri, perché le informazioni non se ne trovano più molte su cose vecchie, e della necessità di andarsi a ripescare, a trovare bossoli. Quindi lui ha costruito cartucce completamente vecchie, diciamo così. Diciamo un italiano perché è più bello. Un particolare volevo aggiungere, che la cartuccia Old, l'obbligatoria, con tutte le componenti Old, ci ne bastava solo uno come da regolamento, però la mia era completamente Old. Quindi ha fatto una ricerca. E dice Sandro Camorani che oggi l'ha provata a caccia. Quella del filetto da 2000 euro. Come è andata, Sandro? Allora, premio a tutte, sì, il compito di nuovo. Terry, grazie. Con i caricatori artigianali, chiunque avesse problemi o segnali di sovrappressione nelle cartucce può rivolgersi ad Donato Cisternino, perché lo dice San Claudio Volpi da Saccaglie. I premiati, dopo dobbiamo fare la foto. La foto del vincitore sarà l'ultima di copertina, la pagina finale del manuale di caricamento cartucce, che il club sta scrivendo, e a breve sarà pronta in pubblicazione e verrà distribuita a partire da Caccia Village a Bastia Umbra. Allora, con l'autografo. Con l'autografo, veramente. Due parole sull'attività, ma cerco di essere molto veloce, ma c'è una cosa discretamente importante che mi piace dire.
Allora, innanzitutto per noi il prossimo appuntamento è di sicuro Caccia Village. Chi c'è stato lo scorso anno ha visto che ci siamo un attimino impegnati in uno spazio un tantino piccolo per dare visibilità al nostro stand. Abbiamo fatto talmente tanto casino e abbiamo alzato talmente tanto polverone che io sono uno degli organizzatori di Caccia Village, ma non avevo voluto pretendere dai soci, che chiaramente ci mettono i soldi, spazi o visibilità enormi. Quest'anno mi hanno chiesto di organizzare uno stand di 32 metri quadri, quindi abbiamo un 8x4, quindi uno stand molto importante, dove abbiamo questa idea. Innanzitutto Giovanni De Angelis, che è un oplologo, avrà il suo tavolino con le sue attrezzature e farà vedere come si lavora un oplologo, cioè praticamente farà vedere come si ricercano i marchi, come si ricercano e si definiscono tante caratteristiche delle armi vecchie, quindi farà vedere questo particolare della cultura che non tutti chiaramente conoscono, la maggior parte dei cacciatori, certi elementi particolari dei punzoni, dei connotati, della storia, delle evoluzioni. Lì, qui abbiamo Giancarlo che è un armiere, forse lui li conosce, ma tanti altri chiaramente nel dettaglio non li conoscono. Quindi questo primo elemento di cultura. Un secondo elemento, sto rifinendo con la questura, è la seguente cosa. L'organizzazione di Caccia Village mi ha chiesto in particolare di organizzare un museo delle armi un po' storiche. Siccome era un problema farle venire da Beretta piuttosto che da altri, abbiamo deciso di fare un passaggio diverso. La questura mi devo autorizzare, ma informerò tutte le persone che intanto chiederò di fare mente locale sul fatto che le loro armi possono venire esposte in fiera. Quindi noi andremo a esporre le armi dei privati alla stessa stregua delle altre aziende che si espongono le loro. Quindi magari fate mente locale se avete qualche arma che vi piacerebbe esporre, poi verifichiamo con la questura la possibilità di fare l'esposizione. Quindi noi nel club Calibro 16, che ci riteniamo abbastanza custodi della cultura, perché oggi avrete visto una serie di doppiette in particolare, ma anche semiautomatici vecchi, noi andiamo a caccia con la storia molto spesso. Quindi questo fatto che ci è stato riconosciuto, ci è stato chiesto di organizzare un percorsino museale là dentro, penso di poter mettere al massimo dalle 15 alle 20 armi che comunque hanno una storia, un'evoluzione, ma non è che devono essere del 1800, semplicemente un semiautomatico Browning degli anni 50 è un pezzo di storia pur essendo degli anni 50, anche perché dopo lì pochi più ne hanno fatti, quindi è un pezzo di storia. Quelli che si ricordano, quelli che visitano lo ricordano che sia. Esatto, infatti. E poi se non vedo qua Marino, il tuo genero dov'è? No, il tuo genero non vedo. È sparito. Lui oggi la storia ce l'ha fatta, solo che ci ha ammazzato Selfagiani col mio, quindi ci ha fatto la storia oggi. Detto questo, poi chiaramente questo sarà il clou. Come tutti gli anni, che cosa facciamo? Il club, chiaramente, io sono impegnato in tutte le attività della fiera, viaggio avanti e indietro, quindi non mi vedono mai. Il club, nei prossimi giorni, pubblicheremo sul forum la richiesta di disponibilità a essere presenti come stand, come persone. Quindi chi ritiene volendo fare per un giorno, per due, per tre, ci sono degli amici che arrivano tre giorni prima e vanno via il giorno dopo. Quindi questo lo pubblicheremo in maniera tale che ci organizziamo per avere a stand non solo le armi attaccate, ma anche le persone che gliele sanno spiegare, oltre che Giovanni che farà la parte sua, eccetera. Quindi questo come ulteriore elemento. L'ultimo elemento del club è che abbiamo raggiunto talmente tanta visibilità che abbiamo organizzato per la domenica, mezzogiorno e mezzo, l'una adesso vedremo, un aperitivo con i giornalisti, cioè tutta la stampa dell'editoria venatoria delle armi sarà invitata a venire a brindare con noi assieme ai produttori di armi tipo Rizzini, tipo FB, tipo RFM, che producono armi in 16 e che loro stessi porteranno le loro armi attualmente in produzione nuove, come lo scorso anno già avete visto. Questo per quanto riguarda Caccia Village. Poi c'è un'ulteriore cosa per farvi capire dove siamo arrivati. Allora, io non più tardi di l'altro ieri ho fatto una lunga chiacchierata con Giuseppe Rizzini, che conoscete tutti chiaramente da Rizzini, e abbiamo deciso di organizzare, la data ve la dico ma potrebbe essere suscettibile di variazioni, però per il 26 luglio ad Umbria Verde, a Todi, di organizzare una gara come sullo stile con cui abbiamo fatto lo scorso anno, cioè che abbiamo fatto noi. Abbiamo deciso che il calibro 16 non doveva andare solo a caccia con i fucili vecchi, ma doveva andare anche sui campi di tiro a volo.
Allora, l'esperimento che abbiamo fatto lo scorso anno, e di questo ringraziamo Fabio Beretta, perché lui non produce sovrapposti da dire della FG. Fabio Beretta. Però Fabio non produce sovrapposti da Dio, ma è una persona talmente squisita che l'anno scorso gli ha detto inventiamoci una cosa curiosa. E abbiamo inventato il Monoshot 16, cioè siamo andati a sparare al TAV Rio Salso, in un giorno in cui c'era una gara nazionale, era pieno zeppo le persone che c'era il campionato italiano di Coppa dei Campioni di Sport. Chi fa tiro penso che abbia capito anche la dimensione del numero di persone che c'era. Siamo andati a sparare con i suoi monocanna appositamente fatti in calibro 16. Lo sei portato? Sì, bravo. Allora, è venuta fuori una cosa curiosa, perché innanzitutto una gara di tiro a volo con i monocanna presumo che l'avevano non mai fatta. Poi 16 penso che era esclusiva. E vabbè, a parte la competizione, chi ha vinto, chi è arrivato ultimo, penultimo come io e Luca, insomma. Cioè, chi ha vinto? Alberto lo dice. Però è stata una cosa pionieristica, perché è una cosa che non sarà mai vista, e siamo andati sul campo indio. Allora, Fabio Beretta, che giustamente ha detto quest'anno cerchiamo di fare qualcosa di più legato al tiro, ci ha detto rompiamo la scatola da Giuseppe Rizzini. Ci è andato lui in prima persona da Giuseppe Rizzini, l'ha convinto. Allora, Giuseppe Rizzini ci darà una mano per questa gara, ossia la Rizzini sta producendo per noi una serie di sovrapposti da percorso di caccia. Adesso leggerò brevemente le caratteristiche, perché poi siccome poi ci sarà una serie di informazioni utili concertate con la commissione armi, cerchiamo anche di tirare le fila, perché l'anno scorso cosa abbiamo fatto? Fabio Beretta ha fatto 4 armi, 3 le abbiamo utilizzate e poi sono state prese in carico da chi l'ha voluto acquistare, e una adesso è messa in palio, ci facciamo una lotteria. E una è andata al vincitore. Oggi abbiamo dato la coppa, lui ci ha dato il... La stessa cosa sarà quest'anno con Giuseppe Rizzini. Quindi gli iscritti al calibro, al club calibro 16 potranno partecipare e cimentarsi cercando di vincere quel sovrapposto, mentre tutti gli altri che lui andrà a fare saranno disponibili. Adesso sta facendo, abbiamo l'uomo alla mano, Fabio Guiretta, che sta contrattando i prezzi con Giuseppe, li sta sistemando. Però chiaramente poi i fucili Rizzini passano tramite le armerie, però ci sta creando un pacchetto di fucili, chiaramente a prezzi estremamente competitivi, perché ci sta facendo praticamente una sponsorizzazione col lavoro suo e col prodotto suo. Quindi a breve vi saprò anche dire quello che è venuto fuori come numeri. Io intanto vi leggo velocemente quello che mi ha detto Giuseppe Rizzini, sperando che ci chiappo al volo. Allora, lui farà dei fucili da sporting, sovrapposti ovviamente, con canne da 76, strozzatori intercambiabili, la bindella ha detto non ve la faccio da 10 come abitualmente è del calibro 12, ma ve la faccio da 8 perché ci ho provato e ho detto sembra un'autostrada sopra le canne più strette, quindi la bindella sarà da 8. Il peso ha detto che sarà circa su 3,4 kg, 35 con piega al nasello, io parlo velocemente ma insomma questi sono dettagli, 55 con piega al tallone, lunghezza calcio 3,70, calciolo in gomma, e con la possibilità per i tiratori mancini e destri poi eventualmente di sostituirci senza un soldo di più la deviazione destro-sinistra. E per questi lui mi aveva detto c'ho due bascole, una un tantino più fragile, cioè fragile, meno importante, e una un po' più importante, quella con rinforzi laterali, penso che sia per chi fa il tiro tantino più lì significativa. Prima eravamo, io avevo detto vabbè non te sta a svenare, ragionavamo sulla cosa minore, poi in realtà mi ha detto che, e questo lo dico a beneficio del 16 come movimento generale, ha avuto un ordine di un centinaio di fucili per fare il percorso di caccia e compact, come chiamano gli americani, degli Stati Uniti in calibro 16, quindi vedete che il mondo si muove anche in calibro 16, e quindi ci farà quelli da più con la bascola rinforzata. Conseguentemente io nei prossimi giorni, date queste informazioni, manderò una informativa per chi li vuole, non so ancora i prezzi, ma intanto mi fa una richiesta di disponibilità all'interesse, perché poi a Giuseppe gli dico di farne, che ne so, 3, 4, 8, 10, secondo quant'è la disponibilità delle persone. Io non so ancora i numeri, però lui mi diceva che ci aveva fatto delle chiacchierate e che è veramente un numero
interessanti. Io ancora non lo so il prezzo che a cui ce li potrà mettere, considerati che poi passano per l'armeria eccetera, quindi se fosse interessato mi può contattare, perché poi io comunque mando le notazioni, lo seguo io. Sì, lo seguirà poi lui, io sì, pubblicherò tutte le informazioni eccetera, quindi poi il riferimento sarà lui. Prego. Abbiamo dimenticato di dire, un po' per l'emozione, un po' per la gioia di stare in mezzo a voi, che quest'anno il trofeo è intitolato a memorial di Giovanni Villa, armiere di Ceccano, di Frosinone. Mio coetaneo, per inciso, l'anno scorso è stata una persona che con grande disponibilità, ho detto mio coetaneo perché purtroppo è stata una persona che con grande disponibilità ha fatto apprezzare a tutti chi è potuto venire a Caccia Village la doppietta che è appartenuta a Bartali, al grande campione ciclista. Lui ha rilevato quell'arma e ha avuto la disponibilità di venire su e farcela vedere, ci abbiamo fatto una bella presentazione. Giovanni purtroppo è mancato poco tempo fa, dico mio coetaneo perché insomma penso ancora di una verità giusta per morire, era un carissimo amico suo, se vuoi dire due cose tu. Volevo solo dire che è venuto a mancare durante l'estate, dopo che, come ricordava Riccardo, ci aveva dato la disponibilità di portare a Bastia la doppietta di Gino Bartali, e si era impegnato quest'anno di darci il fucile del pittore Alberto Burri, del quale in questi giorni c'è il 75esimo della morte e il 100esimo della nascita, e pure era un pittore con un montagno. E porteremo il fucile, che è un bella donna calibro 12 ed è appartenuto anche al maresciallo d'Italia Graziani, quindi un'arma sicuramente storica, con le stellette sicuramente storica, anche artistica, quando ce l'ha avuta uno dei più grandi pittori moderni del Novecento italiano. E avremo anche la disponibilità di esporre due opere di Burri che verranno messe a disposizione da una gallerista. E volevo comunque ricordare soprattutto Giovanni che si era impegnato già prima di morire a sponsorizzare questo evento, e una volta che è venuto a mancare mi sono rivolto agli eredi che hanno preso l'armeria e non si sono tirati indietro e ci hanno dato la disponibilità per sponsorizzare quell'evento di oggi. Grazie. Due cose, la prima è che è finita questa cosa, se rimanete un attimo posizionati, perché ci abbiamo chiaramente da espletare il passaggio all'incasso, e quindi passo io con il vincitore, così almeno se guadagna la pagnotta. Però un'altra cosa, relativo al fatto del tiro, abbiamo parlato dei fucili, quindi c'è questa apertura, questa possibilità di provare, stiamo già parlando con la Fidas, con la FITA, per vedere insomma se si trova un accordo, almeno tra di loro si guardano bene, però almeno con qualcuno di loro. Per andare a portare una disciplina, anche se c'è stata un'apertura grossa nella sì, location sì, del trofeo di Miro quest'anno, che sarà fatta per il sì, sì, però in realtà il presidente qua ne sa niente, però vabbè, ma chiaramente lo sparare non prevede solo i fucili, i pizzioni che siano, ma prevede anche le munizioni. Allora chiaramente le munizioni sono da tiro, le munizioni che chiaramente si spara a tiro sono da tiro. Claudio ieri ha fatto una lunga chiacchierata con Danesi per capire, e adesso vi dice un attimo questo. Esatto, perché diciamo il problema sentito era quello dei fucili, ma una volta avuto i fucili il problema più grande è quello di rimediare le cartucce da tiro. A parte quelli ci stai io che sono da tiro. Quelli non sono da tiro. Da esplosivo. Da stiro. Data la grande disponibilità che ci ha portato la Danesi Sport, abbiamo parlato con i titolari della Danesi che ci hanno dato la disponibilità di testare e mettere in produzione con una linea dedicata una cartuccia da Sporting in calibro 16. Sia una bio senza contenitore che con contenitore, e diciamo chiaramente bisognerà espletare un ordinativo minimo, abbiamo ragionato su quelli che possono essere i numeri in base anche ai fucili che verranno prenotati e di conseguenza venduti, e niente, ci faranno sapere a breve, la disponibilità ce l'hanno data, quindi chi è interessato all'acquisto del fucile sappia che comunque le munizioni da tiro ci sono, e quindi saranno munizioni regolarmente usabili in gara secondo il regolamento FITA, e quindi niente,
avuto il fucile avremo anche la cartuccia, quindi ora c'è solo da mettersi in discussione con il calibro 16, tutto qua. Allora, adesso dobbiamo passare chiaramente a raccogliere i soldi, però prima, e vorrei qua Fabio, ti faccio lavorare Fabio così. Vai, famina, allora intanto una cosa, ragazzi, lui e Claudio Volpi, loro sono i delegati regionali, perché voi come sapete abbiamo le delegazioni regionali come club, delle Marche. Tutto questo che avete visto oggi e tutto quello che avete visto, che chi ha avuto la possibilità visto nei giorni scorsi, è grazie a loro. Il mio merito è pochissimo, grazie a loro. Grazie a loro, io ho sparato a fagliano solo, ma chi ha sparato niente, chi ha sparato a sei come il bombardiere lì, non sarebbe potuto avvenire. Penso che organizzare tre giorni e bene o male vedere, poi se il cane lo trova, se spara o non si spara, però vedere i sorrisi di tutti, perché alla fine questa è una situazione nella quale chi ci viene da anni ci avevamo il piacere di stare assieme. Io e Felice oggi a un certo punto alle 11 e mezza mi ho detto, ma io mi sono stufato, voglio andare a mangiare le tagliatelle. Cioè avevamo smesso proprio di cacciare, perché era proprio lui, era proprio, cioè lo spirito è quello dello stare assieme, una volta, due, tre all'anno. Oh, adesso che dobbiamo dire che abbiamo unito l'Italia. Abbiamo unito l'Italia. Allora abbiamo, per la prima volta abbiamo avuto dei siciliani, ma abbiamo Alberto che viene da Varese. La Lombardia è lunga, questo è il Cina. Abbiamo Ischia, l'isola di Ischia, eccolo qua. Abbiamo Marca, ve lo voglio salutare perché questa è una storia tutta particolare. Allora abbiamo un caro amico iscritto, forse uno dei primissimi iscritti. Maurizio Mastrocola, che saluto, che è un militare e il primo anno aveva degli impegni di servizio, stava facendo delle indagini, non è potuto venire. L'anno successivo era di servizio al seggio e non è potuto venire. L'anno dopo ancora gli sono nate le due bambine gemelline e non è potuto venire. Quest'anno, ieri, era iscritto. Cuori i lacrimoni agli occhi, mi ha chiamato bambina di 13 mesi, gemelline. Lui è trasferito su al nord e quindi non ha appoggio di genitori, insomma, c'ha la moglie, ma sono due persone. Aveva preso le ferie e liberato da un'indagine dopo aver chiesto il comando per cortesia. Ieri mi ha chiamato piangendo e per questo lo salutiamo con un applauso poi alla fine, perché le gemelline sono sentite male, queste due bambine tutta la notte gli hanno vomitato, gli hanno rimesso, ha detto, a vedere le due bambine di 13 mesi che ti vomitano, mi è venuto da piangere. E ha detto, mia moglie mi ha detto, lo so quanto ci tenevi, dice, non ti rendi conto, lo so quanto ci tenevi, ma insomma, i figli sono i figli. Allora Maurizio, io ti ringrazio come se fossi qui. Vado a Lourdes perché non è possibile. Allora adesso perché ho detto se c'aveva il monocanna lui? Lo scorso anno gira di gira gli è rimasto in mano un monocanna perché l'aveva acquistato tutti lui per poi ridargli. Allora il prezzo di acquisto del monocanna era 280 euro l'hai pagato. Vorrei, dato che il club è anche solidario, non è che si devono pigliare in carico le persone sempre, vorrei fare questa cosa: coloro che sono titolari di porto d'arma qua presenti, ricopriamo la cifra, se siete d'accordo vorrei mettere 10 euro per uno e facciamo la riffa, cioè facciamo il sorteggio, chi se lo vince lo paga 10 euro e se prende il monocanna. Su proposta di Donato, vero? Scusa, su proposta di Donato. Sapete perché? Allora, perché c'ha la canna larga, può provare cartucce a due di Penso che non sarà un problema per nessuno, non fa questa cosa, mi sembra, non mi sembra corretto lasciare, non mi sembra corretto lasciare la spesa così, perché già ce l'hanno mostrato un altro. Allora, se qualcuno mi aiuta e prende un foglio e una penna, facciamo un giro, raccogliamo questi soldi. 10 euro, dai, 10 euro. Vabbè, presidente, un buon esempio. E poi facciamo il sorteggio. Sorteggia la dottoressa, che benissimo. Babbo, via pensione, dai, 20 euro. Non ce la faccio. Dopo rimasto.
Grazie.